È una città anche che inventa una cooperativa spettatori e produttori cinematografici negli anni 50 che produce appunto un film che si chiama Actu Banditi, primo film di Rizzani, primo film di tanta gente di cinema, compreso un primo film mio perché Rizzani mi fa fare una parte, il commissario partigiano. Vieni, spara tu, io vado all'altra mitragliatrice. Dai, col caricatore! L'allarme da noi scattò non appena si ebbe notizia che per la prima volta dalla fine della guerra il movimento sociale italiano alzava la testa e diventava una stampella del governo. Noi abbiamo fatto parte della maggioranza che portò alla presidenza del Consiglio l'onorevole Pella nel 1953. I nostri voti furono accettati, richiesti, graditi, nessuno pensò a respingerli o a discuterli. Noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Zoli nel 1957. Noi facemmo parte della maggioranza che tenne al governo l'onorevole Segni nel 1959, primissimi mesi del 60. Noi fummo parte integrante, noi soli, della maggioranza che tenne in piedi l'onorevole Tambroni nel 1960. In quello stesso periodo noi abbiamo fatto parte integrante della maggioranza in ben 28 capoluoghi di provincia, capoluoghi anche di grande importanza. Cito non a caso fra quei capoluoghi la città di Genova, proprio la città in cui fummo così pesantemente contestati nello stesso anno 1960. Il sindaco di Genova, democristiano, si reggeva in quel momento con i voti determinanti, richiesti, graditi e accettati del Movimento Sociale Italiano. E insomma, ricordiamo che la Costituzione repubblicana, gli unici a non votarla sono stati i missini di Almirante. Avevano avuto la spudoratezza di evidenziare che sarebbe stato presieduto dal prefetto Basile. E Basile era ricordato a Genova come il torturatore, il fucilatore, il fascista repubblichino e il deportatore. Aveva fucilato gli antifascisti nel gennaio del 1944 e si era assunto con orgoglio la responsabilità di aver deportato in Germania il 16 giugno 1944 1600 operai della San Giorgio, del cantiere e della SIAC. E avere ripescato questo lurido arnese aveva creato, si era appena 15 anni dopo la liberazione, un moto di protesta spontaneo. Ricordo che pioveva, avevamo un piccolo ombrello perché ed eravamo tutti a raccolta. Il presidente dell'ANPI era Giorgio Gimelli, nome di battaglia Gregory. E accanto a Gregory, che ero io, che ero, come dire, un suo braccio destro, e c'erano altri dirigenti dell'associazione, fra cui Umberto Terracini. Fu allora, sotto questo ombrello pioveva, che decidemmo dobbiamo impedire il congresso del MIS. Questa fu la decisione. Ed è stato, per così dire, l'anticipatore, il divulgatore, lo stimolatore della necessità di reagire a questa bestemmia, una bestemmia contro l'antifascismo, contro la democrazia, contro la Repubblica. Genova veniva da un decennio brutto, difficile, terribile, i licenziamenti, la fine dell'industria, i bassi salari, però i giovani operai cominciavano a risollevare la testa. Il senso della svolta avvenne il 25 giugno, quando
i giovani di tutti i partiti antifascisti organizzarono una manifestazione a Piazza Banchi, vicino al Vecchio Porto, e c'erano i giovani antifascisti e tanti, tanti portuali. I portuali sono sempre stata l'anima della resistenza a Genova, della resistenza antifascista, ma anche della resistenza sociale. Il 28 giugno ci fu un corteo, vennero gli intellettuali di tutta Italia e ci fu un grande comizio in Piazza della Vittoria di Sandro Pertini, che assunse la responsabilità di dire questo congresso è un insulto alla resistenza, alla Costituzione, non si deve fare. Un discorso appassionato, centrato, bene, ha galvanizzato tutti. Impediamo il congresso del Movimento Sociale Italiano. Il fascismo qui non deve passare. E allora cominciò proprio come nell'Africa, no? Si sentiva quasi attorno, io parlavo con i genitori, tutti i figli di operai, piccoli impiegati, come un tam-tam, 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 tam-tam. Immaginare allora l'Ansaldo con i cantieri navali e la Siac, l'Ital Sider, il porto, tutti i lavoratori, ton 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 ton, ed ecco che la piazza e le strade di Genova in quel giorno si riempiono da tutte le parti. La città tutta, perché poi vengono coinvolti tutti, cioè tutta la popolazione, una maggioranza. La CGIL ha decretato uno sciopero dalle 14 alle 20 e logicamente lì hanno aderito tutti, e dobbiamo dire che anche da parte del movimento partigiano sono stati un po' i protagonisti di questo sciopero, assieme ai giovani delle cosiddette magliette a strisce. E io, giovane prete, non avendo sentito, avendo ancora i valori della resistenza come giovanissimo partigiano di brigata, e anch'io un po' mascherato, perché allora ai preti era proibito di farsi vedere in piazza con cortei, e io riuscii a partecipare anch'io. Siamo partiti da Piazza dell'Annunziata alle 2, eravamo un po' preoccupati perché eravamo in pochi, però cammin facendo siamo arrivati via 20 settembre sotto il ponte monumentale al Sacrario dei Caduti. Questo l'ho detto anche alla stampa, eravamo circa 100.000. Di lì abbiamo deposto le corone e di lì siamo andati in Piazza della Vittoria, dove il segretario della Camera del Lavoro, Bruno Pigna, ha tenuto, diciamo, il comizio. Alle 4:30 siamo ritornati indietro e, venendo su per via 20 settembre, è iniziato il parapiglia. I carabinieri, un primo tempo, hanno cercato invece di collaborare con gli organizzatori di questa manifestazione. La Celera invece si è messo l'elmetto, si è armata di lacrimogeni. E lì si sono scoperte le famose magliette a righe, perché erano di moda in quel momento. Avevano fatto venire a Genova il battaglione della Celera di Padova, che era noto già per le imprese, soprattutto di manganelli, contro i cortei. Era gente abituata, allenata proprio per picchiare. I reparti celere sono una specie di cavalleria motorizzata della polizia, ed operano come opera la cavalleria, un reparto a cavallo lanciato al galoppo contro una folla
Se il reparto è deciso a passare senza preoccuparsi che qualcuno vada a finire sotto le gambe dei cavalli, certamente passa. Trovandosi i poliziotti sulla jeep al di sopra delle teste dei dimostranti, il loro compito diventava più facile. Con una macchina lanciata a grande velocità obbligava la gente a disperdersi. E quindi, senza creare delle vittime, salvo qualcuno che andasse a finire che dovesse finire sotto la jeep, si riusciva praticamente a eliminare, a risolvere una situazione estremamente difficile. Naturalmente questo richiede della gente decisa, degli ufficiali decisi, e in quel periodo vi erano alcuni tenuti nelle dimostrazioni. Quando arrivava il reparto celere comandato da Mussolini, la gente si disperdeva.